Bentornati amici e bentrovati come vedete con Assassin's Creed Mirage sul canale del Predone. Anche per questo titolo amici probabilmente ci limiteremo a portare 4-5 episodi, dopodiché procederemo con la sua recensione o vediamo quali saranno i suoi risultati sul canale. Partiamo ragazzi, ricordiamo, allora giochiamo con un nuovo assassino di nome Basim ed il gioco questa volta è ambientato a Baghdad dell'anno non mi ricordo quale, famosissimo anno. Vediamoci la presentazione Mi insieme. avevate già chiesto di questo ricordo. Ho mentito, non l'ho dimenticato. Temevo che ne avremmo tratto la lezione sbagliata. Ma quest'uomo ha vissuto molte vite e ha molto da insegnarci. Eppure, quando venne da noi, era poco più di un ladruncolo. Viveva alla giornata nelle strade di Baghdad, sognando un futuro migliore. Non soltanto per sé, ma anche per tutti gli emarginati che vedeva soffrire. Perché visse in un'epoca d'oro, nel cuore e nello splendore del califfato abbaside. Ma sotto quella patina dorata si nascondeva la corruzione. L'ordine degli antichi si fece strada per imporre la sua crudeltà nell'intera regione. Gli occulti, ci chiamavamo così, si opposero, colpendo i nemici dall'ombra. Un conflitto eterno. Secoli fa, lui ne fu al centro. Basim ibn Ishaq. Rese onore al credo, lo mise in dubbio. Così faremo noi. Tutti possiamo confondere l'ombra che percorriamo con la luce che dobbiamo servire. Forse anche noi verremo messi alla prova come lui. E temo che accadrà molto presto. Ugh!
Calma, Basim. Respira. Era ancora il Jin? E cosa voleva il nostro amico stavolta? Strapparmi le carni dalle ossa. Divorarmi le viscere. Non ha molto da dire, però lascia il segno. Sento ancora il suo tocco sulla pelle. Come al solito. Dovresti esserci abituato. Lascia perdere il Jin per ora. È un nuovo giorno e il lavoro ci chiama. Derwish ci ha lasciato un contratto. Perché? Ancora loro. Faremmo più soldi vendendo acqua a un cammello. Dai, Nihan. Dov'è il tuo senso del dovere? Il dovere non ci dà da mangiare. No, però arricchisce lo spirito. Ti aspetto fuori. Allora, iniziamo, vediamo che c'è a guardare in giro. Bastano pochi semplici attrezzi per costruire una grandiosa moschea. Spero che tu abbia sempre parole sagge per me, padre. Ovunque tu sia. Datti una mossa, Basim. Manello, roba da vendere, probabile. Manda. Questo? L'ho detto subito a Nihal che non saremmo riusciti a venderla. Ma lei ha voluto rubarla. Mi chiedo perché si interessi tanto a queste vecchie chincaglierie. Le ombre si sono allungate. Non facciamo aspettare Derwish. O ci toccherà un'altra predica. Questi contratti. Derwish te ne ha proposto un certo numero ormai. Sa che può contare su di me. Hai la sua fiducia, questo è chiaro. Ma credi che anche gli altri si fidino? Quei tipi misteriosi? Dovrei averli convinti. Che lo dimostrino allora. Tu ti prendi i rischi e in cambio ottieni poco o niente. Sono liberatori, Nihal, non mercanti. Conosco la storia, ma il prezzo della libertà dovrebbe bastare a sfamarci. E invece? Andiamo. Questa è una sorta di tutorial, immagino, no? Oh. Parlando del contratto, non voglio che tu mi prenda per una scocciatrice. Però lo sei. Mi sto solo preoccupando per te, Sadiki. Per me non è un problema affrontare i nostri oppressori, come fanno gli occulti. Ti vedi già come un futuro grande eroe, il nuovo Gilgamesh? No, sono solo il figlio di un uomo del popolo che ha dedicato la sua vita al bene della sua gente. Finendo umiliato e dimenticato. Ma mi onora sentirti dire che posso puntare così in alto. Non mi tirerò indietro. Non è affatto quel che ho detto. Il senso era quello. E quindi adesso? Che folla! Ci deve essere qualcosa di importante. Il califfo è stato convocato al palazzo d'inverno. Quella folla sta certamente ammirando il suo fastoso seguito. Ma quale folla? Dai, sta... Hop. Ah, aia. Forse oggi c'è qualcuno in vena di donazioni. No, rotte le ginocchia. So cosa vuoi dire. Qualche giochetto di mano per tenerci in forma. Se il contratto non ci sfamerà, ci penserà il califfato. No, tutto sommato, gli dice bene allora, dai. Dovrebbe essere peggio, no? Quel mercante no? Ha lasciato la borsa sul tavolo. Puoi iniziare con quella. Via, prima che se ne accorgano. Al ladro! Al ladro! Mi sono azzottato una cosetta. Ah, lei è andata dall'altra parte.
Tanto non mi ha visto nessuno. Un attimo, sto arrivando. Mi sono azzottato una cosetta. Occhio attento e mano leste. Mi sono azzottato una cosetta. Che cos'è quella roba? Qua, che non ci esiste. Ah, è mangiare. Cosa? Vattene, non provarci nemmeno. No, dai. Un ladro! Ma non è vero. Aiuto, sono stato derubato. Guardie, fermati dove sei. E laggiù, a quel banco. Lei ha del denaro. Non mi ha visto nessuno. No, non è vero. Non è vero, signor generale, signor soldato, non ho fatto nulla. Signor poliziotto, mi creda. Bisogna capire com'è il momento del borseggio. Ah, quando va sul blu. Quando va sul blu, lei mi ha detto di prendere qualcosa da questo. Ah, maledizione! Non quello, però. Scappa! Aiuto! Di qua! Aiutatemi! Chi è? Sono sparito peggio di ninja, oh. Nihal sarà andata da Derwish. Spero che stia bene. Mortacci, mi sono azzottato. Che è quello? Oh, grosso. Le guardie del califfato sono ansiose di regalarci dei bracciali di ferro. Sì. Ma no, sta così. Questo, ho visto qualcosa di grosso qua. Di ram, un po' di soldini, vanno bene. Però te alzi? Aia, oi, ciao. Questo pure, la chiacchiera. Amin, come va il ginocchio? Molto meglio, Basim. L'ho fasciato e l'ho tenuto a riposo, come dicevi. Bene, l'importante è che migliori di giorno in giorno e che tu non faccia sforzi inutili. Così ti riprenderai di certo. A te è già capitato una volta. È per questo che sapevi come curarlo. Anch'io mi sono fatto male, ma ho imparato a prevenire graffi e ferite. Dovresti farlo anche tu. Lasciati dire che i tuoi sandali sono logori e non fanno presa. Tutti i tuoi movimenti ricadono sulle ginocchia. Dobbiamo trovarti qualcosa di meglio, qualcosa di adatto. Ma non sarà così facile. Guarderò in una moschea. Lì dovrei trovare un paio di bei sandali. Spero che non mi giudicherai. Ah, non guardare me, Sadiki. Sarà una questione tra te e Allah. Per forza. Mi freghi la roba, entra nella moschea, vedi un po' te, vedo un po' lei. Allora, ci sono cose da fare, vediamo. Laggiù uno scrigno. Una roba da prendere qui dentro. Ah, mi sono azzottato niente, fratelli. Saluta al massimo, raccogli, raccogli. Ok, abbiamo preso un po' di altri oggetti e soldi. Andiamo qua dentro e procediamo avanti con la mission. Guarda un po' chi c'è, il nostro pigrone, ti stavo aspettando. Qualcuno deve pur pensare al cibo. Fermi, mangiate e cercate di stare alla larga dal mercato. Fidatevi. Andate da Zaida, lei usa molto burro. Già, proprio così. Sembri stanco, stai bene? Una piccola avventura mi farà stare meglio. Che cosa vogliono? Un libro mastro navale al porto. Di per sé non ha alcun valore, ma a loro servono le informazioni che contiene. Un gioco da ragazzi. Non chiedono niente di più difficile. So fare di meglio. Non essere presuntuoso. Le guardie del califfo sono dappertutto. Faresti bene a tenerlo a mente. Ti preoccupi per me più di quanto non facessi a Baghdad.
Lo facevo anche allora, ma adesso sono troppo vecchio e stanco per nasconderlo. Porta qui il libro mastro. È in fretta. Pure. Non abbiamo parlato del compenso. Non ancora. Lo faremo a incarico completato. Sai come sono fatti. Strano. Lui è solo un messaggero. E tu sei sempre un galoppino. Potresti agire da solo questa volta. No, non ci sembra la cosa migliore. Non c'è qualcosa da azzottà. Leggi. La polizia tua amica deve essere quello del messaggio. Tu sai che è scocciato la roccia di Geronimo. Allora buttate, vedete, io sono un collezionista del bello, so che possono prendere le preziose di Sarandì, ma sbaglio del Curasan. Del Curasao. Il Curasao. Del Curasan appare dolce nel sito. Sono disposto a pagare qualsiasi prezzo. Chiudi. Chiudiamo. Là fuori c'è un... che cos'era? Un mucchio di paglia, oggettistica da prendere. Ma vuole mangiare, parla. Motiha, dov'è fuggito il tuo sorriso? Che è successo? Ora non ho voglia di parlarne. Ma io resterò qui finché non ti verrà. Serve qualcuno che si opponga al vento di serietà che spira da casa di Derwish. È lui il responsabile delle nubi che ti avvolgono? Mi ha urlato dietro. Mi ha dato della balorda incosciente. Solo perché ho provocato delle guardie che mi tormentavano. Non è che sia proprio una delle cose. Io mi sarei comportato più come sagge te. Da fare. Pensi che mi dirà di andarmene? Motiha, tu non lo conosci bene quanto me. Quindi ti dirò solo questo. Derwish può sembrare duro, ma sotto sotto non lo è. Sta solo cercando di proteggerti. In ogni caso, dobbiamo vendicarci. Ma in che modo? In che modo? Ah! Domani, quando tutto sarà quieto, saliremo su un tetto e gli tireremo dei sassi sui muri per non farlo dormire. Che bella idea! Ci vediamo, Basim! Ma poi non è proprio che sia al top delle idee, però. Se dice che è idea, è una bella idea. Chi siamo noi per dire che non è vero? Hanno detto qualcos'altro sul libro mastro? O sul perché lo vogliono? Ti dico quel che mi dicono, Basim. Lo stretto necessario, come sempre. Perché me lo chiedi? Vorrei solo sapere a cosa sto dando il mio contributo. Hai fatto molto per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi, quindi cercherò di intercedere per te. Ma voglio avvertirti, soprattutto perché ho molta esperienza in merito. Tutti coloro che operano nell'oscurità lo fanno perché non hanno scelta. Perché in costante pericolo, per esempio. Collaborando con loro ci stiamo esponendo anche noi al pericolo. Ma dobbiamo comunque cercare di evitarlo. E così sembrerebbe. Non hai nessun altro, Basim. Non desidero che tu sia turbata. Ho accettato il contratto e intendo occuparmene. Non sono turbata, Basim. Ma non capisco perché tu debba trascurare te stesso per servire i loro interessi. Tu non devi proprio niente a nessuno. Ricordatelo. Questo contratto non è che un favore. Io non faccio beneficenza. Vabbè, mica ti devi incazzare per dirlo, eh. Mica fai sempre molta attenzione, d'accordo? Mica ti devi incazzare per dire le cose. Ho visto qualcosa inside. Non è molto cambiato a quanto da Valhalla, cioè la qualità grafica intendo. 16 casse, un forziere, mezza dozzina di borse. Restano solo 3 casse a quanto indica il libro mastro. Aspettiamo fino a domani sera per il ritiro. Se non si presenta nessuno vorrà dire che si sono dimenticati della loro merce. Aprile tutte, prendi quello che può farci gola e butta via il resto. Ah sì. Aspetta qui. Indicazione, se ti farai individuare una zona da guardia, se vuoi andare prima abbiamo qua, c'è una sfuggita all'individuazione. I miei nemici, finché mi sentite di dormire, mi viene a combattere. Prima mi ripeto, non ti vengo per posto di andare, ti i compagni nei paraggi. Cosa? Se dovessero vedermi, fuggirò. Io sono più agile di quelle guardie. Ah, hai capito come.
c'è una guardia laggiù, tre là. Altre, eh? C'è una guardia là davanti che sicuramente dobbiamo andare a eliminare per... Ci sono altre difficoltà in zona, non mi sembra, quindi possiamo andare ad eliminare, via. Amico, scusa. Vai, ninna. Ok. Adesso mi sembra di averne visto uno qua. No, ah sì. Eccolo là. Creptio del fuoco. Al massimo. Almeno non ci sono troppe mosche. Vero? E abbattimi ultimamente una volta attiva molto fuschia. Cosa sta succedendo? Zitto. Zona di esplorazione, raccoglie tutti i bei dindini, un forcierino. No, ma fregato, non sta. Ah, sta inside. Oh. La porta è bloccata dall'altro lato. Accidenti, accidentaccio. Vieni un po' qua. Vabbè, tanto è inutile aprirla. Qua c'è la finestra da sbloccare. Ok. A momenti mi vedi. C'ha la chiave? Sì. C'ha la chiave. Prendiamo sta robina. Direi ottimamente. Sblocchiamo. Trattore una chiave, sì, e forse è una parte chiusa in vicinanza. Cerca usando l'occhio dell'aquila. Forse quella? No, sì. No, quella è sempre per nascondersi. No. Non penso che sia quella. No, infatti questa è per nascondersi. È per... scusate, no, voglio cercarla. Vorrei cercare la porta da aprire, ma... non mi sembra che sia... Beh, torniamo alla mission. Sta una qua. Eccola. Ottimamente. Bene. Chissà quali segreti ci sono qui dentro. Forse riuscirò a strappare al vecchio Derwish qualche dettaglio sul contratto. Sì. Ci dobbiamo riuscire, amico mio. C'è un forziere. Ah, mi sembra che me la indicasse.
Ma è stata una passeggiata. L'altra cosa è il predone, quindi non vorrei nemmeno dirlo, la Ubisoft con ciò mi sta cercando di commemorare. Non che io sia morto, anzi. Un'area importante. Potresti tirare sul prezzo. Ah, Basim, che tempismo. L'hai preso? Ma è stato facile. Dallo a me. Siete una di loro. Ecco. Pare sia stato consegnato questa mattina. Certa sia il forziere che cerchi? Ne sono certa. Un'assassina. Paga il ragazzo. Se dovete rubare qualcosa, io faccio al caso vostro. Derwish può confermare. Mi ha girato i vostri contratti. Allora hai fatto la tua parte. Posso fare di più? Ho perso due uomini scelti in questa ricerca. Dubito che un ladro di strada farà di meglio. Allora avete due posti liberi. Lasciatemi provare. A me pare la soca del gioco. Dovrei dimezzarti il compenso per l'affronto. Grazie, Derwish. Senti un po', Basim, se vuoi continuare a lavorare per me, abbassa la testa e chiudi la bocca. Beh, due spicci abbiamo guadagnati, perché dai. Perché hai deciso di renderti ridicolo così? Così come? Come un pezzente. Li implori di darti attenzione. Pezzente? Nihal, io faccio bene il mio lavoro. Quella donna sarebbe fortunata ad avermi. Peccato che non ti voglia. Sei un ladruncolo e anche sudicio. Perché insisti? Perché continui a spingerti su questa via? Perché essere un ladruncolo non è la mia vera ambizione. Ho altro da offrire al mondo, oltre alle mie dita svelte. Solo che il mondo non lo sa. Quasi, Jazib. Che cos'è? Aha! È la mia ultima creazione. Mi serve per difendermi dai mercanti furiosi quando mi... beccano a frugare tra le loro cose. Allora mi considero fortunato. Questo odore... Che cos'è? Ah, siamo stati al porto a pescare per tutta la mattina, ma ci è andata male. Minchia. Al porto? Hai visto o sentito qualcosa a proposito di un forziere? Ah, sì, quello nero. Molto bello. Delle guardie forzute lo hanno portato a palazzo. Ecco. Ti ringrazio, Jazib. Ma subito la slot machine. Cos'hai in mente? Gioventù bruciata, anche a quei tempi. Vogliono quel forziere e io andrò a prenderlo per loro. Gliela farò vedere. Non c'è modo di farti cambiare idea, vero? No. Allora ci proveremo insieme. Se ti farai scoprire nel palazzo d'inverno, ti uccideranno all'istante. Ci serve un ingresso sicuro. Ma perché si chiama palazzo d'inverno e se io siamo... Io so dove possiamo cercare. In Medio Oriente? Sempre che ti stia bene lasciarti guidare, una volta tanto. Non devi accompagnarmi per forza, Nihal. Non so bene come la pensi. Stai per fare un'idiozia. Ma non c'è verso di fermarti. Verrò con te. E continuerò a stuzzicarti finché non rinuncerai all'idea di rubare un forziere dal palazzo d'inverno del califfo. Se la metti così, non fai che convincermi ancora di più. Andiamo infatti, o no? Per quello te lo dice. Fai strada. È un piano folle, Basim. Se anche avessi successo e fossi accolto nei loro ranghi, poi che succederebbe? Ti dimenticheresti di noi? E che ci fa un cinese qua? Nihal, i loro interessi sono anche i nostri. E questo? Tuoi, miei, e di chiunque sia costretto ragazzi, a vivere per le strade a... vivendo a di avanzi e di acqua sporca. Io posso essere lo strumento periodo, che ci salverà voglio da quella dire. Vita. Che permetterà a Jazib di usare il suo talento come artigiano. Che impedirà della seta. A brava gente di essere emarginata come lo fu mio padre. E a bambini di vivere sempre alla giornata. Capisco quel che vuoi dire, Basim. Ma stai dipingendo un mondo che non può esistere.
Su questo non siamo d'accordo. Ho qualche borzello da azzottà. Eccolo lì, il palazzo d'inverno. Vieni, di qua. Sono dietro di te. Salute, come un ninja. Ma che conosco tutti, mi conoscono. Io sono più pratico, faccio vie traverse. Qui. Attenderemo che faccia buio. Sì, eh? E si fece il buio. Questo luogo non ti risveglia ricordi piacevoli? Non molto tempo fa eravamo quassù a contare la refurtiva nel buio della notte. Come adesso? I rischi erano più bassi. Anche il valore del bottino? Beh, prima di poter cantare vittoria dovrai raggiungere l'obiettivo. E a quanto vedo, ci vorrà un po' di creatività. C'è sempre la porta principale. Mi farai sapere se ti va bene oppure no. Dove stai andando? Ho avuto una buona idea. Se tu non ne hai nessuna, forse dovresti darmi retta. Aspetta! Beh, però sembra il culto di un padre, forse ci sarebbe visto come la spada prende il culto di un padre, ma se qui fa come la chiama per... Anche altrimenti venduti ultimamente lo così bene. Cerca un modo per penetrare nel palazzo. Cerca, vi riprendi. Quello che cos'è? Il primo, cioè il secondo tempo sono le scale, va bene. Il primo che cos'è? Ah, è la cappa degli assassini. Ok. Allora lei è andata là. Ah, si è fatto dice... buio. Vieni. Ah, lei vedi diceva per fatti suoi. Se vuoi te cerchi la strada per te. Cerchiamoci la strada per fatti nostri. Che fine ha fatto Nihal? Noi ci cerchiamo la strada per fatti nostri. Allora, qua ci sono tre guardie qua sotto. Allora, uno è facilmente eliminabile. Sì, alla tua fine! No, mi sono sbagliato. Voltati e combatti! Mi sono sbagliato, raga, scusate. Ero convinto che mi dava lo stordisci, invece mi ha dato il borzeggia. E chiaramente quel RB è partita a attacco. E ti farò sanguinare. Allora. Devo tenere gli occhi aperti. Buono, buono. Fa un riposino. Non c'è fretta. Esatto. Allora possiamo ritornare indietro da Nehal. Sembra che sopra una persona invece è una statua. Oh mamma mia. Abbiamo trovato la chiave? Sì, sì. Vieni. Sblocca fortissima, no, sblocca porta. Sblocca fortissima questo. Il califfo sembra inquieto. Avere un figlio ribelle non lo aiuta. Figlio ribelle. Il ragazzo è curioso. È la sua prima volta a palazzo, non è così? Che vada dove vuole. Provvedere a lui. L'incontro dovrebbe essere breve, dopo tutto. Belle queste scene così, queste cat scene fanno molto film. Perdi qua, il califfo vi attende. Questi?
Sono arrivati, mio signore. Fuori, tutti quanti. Incontrerò gli ospiti da solo. Padre, fammi restare. Fuori di qui. Sembra pesante. Non riusciremo mai a portarlo via. Direi proprio di no. Allora dovrò prendermi quel che contiene. Signori, benvenuti. È tutto a posto. Presumo che sia assai importante per voi, ma vi assicuro che sarà ben protetto qui. Non ci aspettiamo nulla di meno. Ci dedicheremo al nostro compito e torneremo a tempo debito. Siate pronto, Califfo. Potrei forse vederlo? Il contenuto? Per proteggerlo a costo della vita dovremmo sapere... Voi non vedrete niente. Non direte niente. Avete capito? Sì, sì, ma certo. Nulla di ciò. Chissà che c'è occasione. Adesso. Arriva qualcuno. Di qua. Via libera. Non pensavo che sarei mai entrata qui. Guarda che razza di archi. Che esperienze che ti faccio fare. Porterebbe un mucchio d'oro. Per caso non hai un piccone con te, vero? Lo terrò presente quando ci intrufoleremo in un altro palazzo. Va bene, Basim. Apri. Ruba, scappa. Certo, ma presto. Basim. Ma che è? Tito lo sono malas marmal sassi. Marmit. Dai, dammelo! No! No! Porca pupazza! Hai una vaga idea di quello che mi faranno! Vi prego! Io... mi dispiace! Questa... è tutta colpa tua! Basta! Vi prego! Delinquente da quattro soldi! No! Corri! Nihal, aspetta! Padre! Prendetelo! Suonate la campana! Il califfo è morto! Trovate il moccioso! Di qui non si passa! Ehi, ma cosa... Fuori! Scusate, ma mi ero un attimo impippato. Oh, dai. Vai. Ecco dove sei. Ora mi rendo. Che succede qualcosa. Venite ad aiutarmi. Nessuno potrà superarti. Oh, aia! No, che fa? Sei incastrato sul collo. No. Dai, Basim. Penso che sta andando a fuoco tutta la città, penso. No, mai visto, fidate. Olé.
Vai da qua. Ma perché t'abbassi? Cosa abbiamo fatto? Ma niente, c'è scappato il morto, fratelli, come si dice in questi casi. Dovrei averli seminati. Sono lontanissimi da me. Qua ce ne stanno un pochino, quindi dobbiamo... Mangiamo. Dovremmo aver risolto, ragazzi, eh. Non c'è niente su cui cadere. Salve. Non si è fatta acchiappare, eh. Compadisca. Vedi che si è fatta arrestare per salvare noi, guarda. Guarda, guarda se non è così. No, basta. Ti prego, che cosa vuoi da me? Calma, calma, Basim. Nihal. Non proprio. Stai bene? Ottimo, perché adesso devi parlarmi di questo. Non so cosa intendete. Dimmi cos'è successo. Stare in silenzio non ti aiuta. Se sto in silenzio... è perché non so che cosa ho visto. Quell'oggetto mi ha fatto qualcosa. Ero in un altro luogo. Freddo. Orribile. Poi mi sono ritrovato le mani del califfo strette intorno al collo. È stato un incidente. Non era mia intenzione. Volevo solo aiutarvi. Dobbiamo portarti via da qui. Ho una barca al molo occidentale. Cosa? No, non posso partire. Devo trovare Nihal. Pensaci bene, Basim. Le guardie del califfo stanno cercando chi l'ha ucciso. Un ladro con la tua descrizione. Non si fermeranno finché non ti avranno trovato. E quando accadrà, non ti sbatteranno in prigione, ma dritto in una fossa. Ti sto dando un'altra possibilità. Sta a te. Nihal, Derwish, sono tutti in pericolo. I soldati danno la caccia a chiunque mi somigli. Sarò al sicuro se prima non semino queste parti. Cercate i ladri nei vicoli. Radunateli tutti quanti.
Miau, miau, miau. Allora, oppala. Sì, così, bravo Basim. Niente. Se il califfo fosse vivo, questo non sarebbe successo. Pensa prima di puntare il dito contro qualcuno, Basim. L'idea del furto a palazzo è stata tua. Non è sbagliata. Perché volevi fare colpo sui tuoi amici misteriosi. Io ti ho salvato. Tu li hai uccisi. Sei stata veniva tu. Veniva da quella parte. Spero di non rivederti mai più. Presto. Sono tutti morti. Ma ero io quello che cercavano. Io non posso restare qui. Non posso. Dice fermo. No, cazzo, è lui? Credo di sì. Molto bene. Mo sbrighiamoci, però ammazza che spadone, dai, io. Questi modo voi vedere da dove sono usciti, che stavano al mare. Cosa volete fare? Non pensare. Mazza e botto. Siamo finiti. C'è neve là. Qua sembra esserci qualcosa. Va bene amici, noi per il momento ci fermiamo qua. Io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date, vi invito a seguirmi su tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti che porto, e condividete con i vostri amici per aiutarmi a crescere. Che dire amici, grazie e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Predoni. Thank you.